ultimate le operazioni più complesse, quelle più delicate di smontaggio delle travi del ponte Belvedere. Un'opera di grandissimo impegno, ha visto le maestranze all'opera in maniera professionale, guidata dalle imprese, dalla direzione tecnica e da tutti coloro che sono impegnati in questa iniziativa che trasformerà la città. Poi passeremo alle fasi quelle più, fra virgolette, semplici e poi si potrà immaginare la ricostruzione sulla base di un progetto esecutivo che è già pronto. Sarà una porta d'ingresso alla nuova città ricostruita, alla nuova città che tiene conto della sua identità, delle sue qualità architettoniche, ma che non si arrende alla logica del com'era dov'era, che fino ad oggi ha compresso le potenzialità anche della nuova L'Aquila. Per arrivare ai risultati che stiamo vedendo oggi c'è bisogno di un grande lavoro dal punto di vista tecnico, un grande lavoro anche dal punto di vista sociale, perché interferisce con le attività non soltanto dei residenti del palazzo che è sotto il ponte, ma anche modifica la viabilità e in qualche maniera incide anche sul lavoro delle attività economiche che ci sono in questa zona e che quindi stanno subendo dei disagi, ma sono convinto che così come in questi giorni si stanno affacciando tanti curiosi per vedere le operazioni di smontaggio, un giorno quando il ponte sarà ricostruito questo sarà uno dei luoghi maggiormente visitati, perché sarà il segnale tangibile, forse l'unico vero, importante, imponente di una ricostruzione che lascia il segno. Oggi è una grande giornata per la città dell'Aquila perché è stata messa alla prova la credibilità di un'intera classe dirigente nel portare a termine un'opera in tempi rapidi, più rapidi di quelli del ponte di Genova da quando è stato deciso l'abbattimento. Siamo qui allo svaro anche dell'ultima trave e quindi un altro pezzo importante della ricostruzione di questo ponte si è compiuto oggi. Adesso attendiamo, riapriremo la strada, attenderemo che vengano demolite i piloni, quelli a terra, e poi entrerà immediatamente in produzione la parte superiore della nuova campata del ponte strallato e speriamo nel giro di qualche mese di poter riavere un ponte decisamente più bello, funzionale e sicuro di quello che avevamo prima.